state vicino al computer. Sta registrando, Sera, sono in collegamento via Skype con degli scienziati e più con Elisa Lucchetta, pure un'esperta. Aspetta, Sergio Bartolucci, non ti si vede il viso però, mettiti più, ecco, perfetto, scusate. Diretta. Piero Quercia, Giuseppe Quartieri, Sergio Bartolucci e Elisa Lucchetta. E noi abbiamo già fatto una registrazione il 2 aprile sul coronavirus e quello che si sapeva allora, insomma, notizie che c'erano all'inizio mese. Vediamo che nel giro appunto di quasi 15 giorni alcune cose sono cambiate. E io chiaramente più di quello che dicono dei giornali non so, però ho degli esperti che magari loro interpretano le notizie in modo diverso da come posso farlo io che non conosco bene le materie. Chi vuole iniziare? Ma io volevo fare una domanda. Volevo sapere come mai che nel nord non si riesce a scrostare sto virus. Se l'hanno levato in Cina, l'hanno levato in Corea, tranne qualche ritorno ai confini, ma che pasticci hanno fatto sti nordici negli ospedali? Nel sud Italia, facendo le corna, non si è tanto diffuso, invece nel nord è un disastro. Che è successo? E noi come facciamo? Che può essere successo? Che ne so. Ci sono forse vari elementi che vanno messi in conto in questa situazione, perché diciamo che qui c'è tutta una serie di cause e di concause, il cui peso specifico relativo non è ben conosciuto. Avevo proprio oggi leggevo un articolo pubblicato da due sono economisti di Tor Vergata, poi c'è un medico italiano che lavora all'estero, però adesso ricordo così vagamente a memoria, gente che comunque ricercatori, insomma persone qualificate che cercano di identificare questo problema, diciamo, della particolare incidenza del virus in una zona circoscritta del nord, con una serie di motivi, alcuni dei quali possono apparire convincenti, altri no. Ci sono motivi di natura economica, per esempio la densità di piccole attività, però qui c'è un po' di... Chi è che sta collegando qualcuno? No, sono io che ho scattato delle foto che poi le utilizzo da mettere nel blog. Ah, ecco. Ci sono delle varie... delle motivazioni abbastanza, diciamo, in questa analisi che fanno loro, che insomma sono, alcune sono, possono essere convincenti, altre no, insomma, tanto per dirvele velo, diciamo che trovano intanto ci mettono di mezzo la qualità dell'aria, poi ci mettono le decisioni del lockdown, quello che sono state prese, con quale ritardo, eccetera. Poi la struttura demografica, le attività economiche, quindi la densità della piccola e media impresa. Poi hanno studiato anche gli effetti termici, cioè se zone più fredde potrebbero darsi che mantengano il virus più all'estero. Quindi c'è tutta una serie di motivi, se volete poi ve lo mando questo articolo, che è abbastanza lungo, sono 24 pagine, e diciamo loro alle loro conclusioni dicono che praticamente la temperatura, diciamo l'efficienza del sistema sanitario, la densità di popolazione, poi aggiungono anche la presenza di una comunità cinese, non hanno alcun peso, non hanno avuto peso in questa... come dire, in questa collocazione speciale, mentre invece danno molta importanza appunto agli aspetti tanto economici, quindi all'influenza del particolato. Ora io questo articolo non è che me lo sono letto tutto, però
lungo, quindi mi riservo di darne una valutazione, però ho visto altre cose di questo genere. Per esempio in America c'è uno studio fatto che citano fatto dall'università di Harvard, in cui addirittura sostengono che ci potrebbe essere un, quindi diciamo la presenza di un 1% di più della densità di particolato, però così non va bene, potrebbe addirittura indurre una mortalità del 15%, cioè ora le cifre le ricordo a mente, ma insomma danno una stabiliscono una connessione tra il particolato, il PM10 e il PM2,5, addirittura molto forte. Ora, detto fra noi, sappiamo che le malattie dell'apparato respiratorio sono chiaramente aggravate da una situazione di inquinamento atmosferico dovuto al particolato, però che questo poi abbia un link diretto col coronavirus e non con le altre malattie che non sono provocate dal coronavirus, quindi polmoniti, affezioni varie che avvengono anche, che sono avvenuti negli anni scorsi, a me non pare affatto che sia così, non vedo quale legame ci sia, insomma. Se uno prende ad esempio delle zone come Brescia, Piacenza, dove il virus ha inciso molto, e guarda i decessi, i decessi essenzialmente negli anni passati non erano sempre dovuti a malattie, ma di questo tipo, ma non c'è stato un aumento per causa del coronavirus. Diciamo che la gente che aveva queste malattie, avute magari anche per effetto particolato, poi è morta per cosa, però sappiamo anche che sono morte anche tante persone che non avevano queste malattie, ma per esempio avevano il diabete o soffrivano semplicemente di ipertensione, che non sono direttamente collegate al coronavirus. Poi c'è aspetta un altro momento, non ho finito, sennò mi rompi. Poi diciamo questo aspetto, non mi spiega perché, ad esempio, il virus non è entrato pesantemente a Milano, che è a due passi da Bergamo e dalla Val Seriana, non è arrivato a Roma, lo dicono, non è arrivato nelle grandi città, ma non è entrato nemmeno a Milano, perché i casi di Milano alla fine, per fortuna, perché a Milano sarebbe stata una strage, non entra inciso pesantemente. Milano, se uno guarda le mappe dell'ISPRA, dell'Istituto Superiore di Protezione Ambientale, vede che, diciamo, sotto questo profilo è la città che ha la maggiore densità di particolato in Italia. Milano, ma anche Roma, c'è una alta densità di particolato. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che non convincono e che non sono ben spiegati in questi modelli. Quello che voglio dire è un mistero. Probabilmente il motivo per cui è collegato lì è dovuto al fatto che ci sono stati dei focolai non riconosciuti subito e non controllati subito. Quindi questo virus dipende da fattori generali, ma dipende anche dal modo, diciamo, in cui incide localmente. Quanto a Wuhan, Wuhan è stata bloccata completamente, è stata militarizzata. Quindi che vogliamo dire di quello? Ma a Wuhan sta più particolato e più umidità che a Milano. Ah vabbè, ma certo che c'è sta più particolato e più umidità che a Milano. Però cosa c'entra? Qui dipende da come è stato, come si è scatenata l'infezione, come è stata controllata. Sì, ma poi dicevano che sud d'Italia, tipo anche Napoli e altre città, sarebbero state dei focolai incredibili dopo che tutta la gente è scappata e andata a sud. Invece, non è successo. E infatti, se guardiamo Roma, per, diciamo, in condizioni normali, lo sappiamo, è inquinatissima, quasi come Milano, più o meno siamo allo stesso livello. Se uno prende proprio le cifre dell'ISPRA, non c'è differenza, capito? Ma c'è più ricambio d'aria. Capito? Ma non c'è differenza. Allora, come mai non ci sono le altre? Non si è propagata, sono le misure di lockdown.
Ci sono aspetti che ancora sfuggono a un'analisi. Secondo me, questa cosa non è stata ancora capita. E quindi anche gli sforzi di questi ricercatori, che peraltro sono, insomma, persone chiaramente di valore di università, finora non sono approdati a una spiegazione completa del perché sono avvenute queste cose. Poi, vabbè, per ora ho finito. Il virus, dico solo tre parole. Il virus, ci sono fattori di umidità che sono i più importanti, fattori di ventilazione. Pare che adesso il CERN sta facendo dei enormi, finalmente si mettono a fare un lavoro che serve a qualcosa. Il CERN si mettono a fare dei grossi ventilatori, non so che stanno facendo, stanno lavorando. Ah, da mettere dove? Non ho in che senso i La ventilatori? direttrice del CERN l'ha messa a lavorare finalmente. No, ma i Allora, ventilatori messi dove? Per l'ambiente? fini 3 secondi, poi dopo mi fate le domande. Fattore temperatura, e a Roma sempre fatto temperature più elevate che lassù. E fattore ventilazione, c'è un po' più di ventilazione qui a Roma che a Cosa. E si diceva una volta che si dovevano abbattere parte delle Alpi per poter levare la pianura in Valpadana. Voleva una volta uno passare. Lì purtroppo l'umidità e le particelle rimangono. C'è poi il fatto che hanno fatto una serie di cazzate praticamente infinita lassù, perché le stesse costanti, le stesse cose ci stanno a Wuhan e non l'hanno fatte queste cose. Ho sentito dire che nelle case di cura c'è qualcuno che ha detto: non vi mettete le mascherine, perché sembra brutto con gli altri pazienti. E E qua mi infatti, l'ho fermo. sentito pure io Bene, questo. bene. Mi fa piacere che Ecco, la parola all'ultimo relatore, però, per questo turno. velocemente io sono Poi concordo dopo con. passiamo a Elisa. Chiaramente, chiaramente, scusatemi, io concordo con quello che ha detto Sergio. E alla fine non si riesce a capire molto bene. I fattori fondamentali ambientali, i fattori ambientali, temperatura, umidità, sono quelli normali, velocità del vento, eccetera, sono normali, associati con il discorso del particolato. E quindi effettivamente l'obiezione di Sergio è che non si riesce a comprendere come mai nelle due città le cose sono così diverse. Però c'è stato qualche errore iniziale, diciamo, rispetto alla teoria fondamentale, alla pratica fondamentale dell'isolamento totale. C'è stato, secondo me, al nord. E comunque, io penso che la Valpadana sia più inquinata di Roma e dei dintorni. Su, diciamo la verità. Umidità Non è quella lì. vero che sia meno inquinata, è più inquinata. Ed è uno dei fatti fondamentali, è un evento fondamentale. E per ora non è chiaro, sicuramente. Io però non credo che possa finire così velocemente come sembra che dicano. Questo è quello che mi lascia molto perplesso. Chiaramente non si capisce bene se avverrà fra poco questo calo così repentino come pretendono, e poi ci sono gli altri effetti fondamentali, che sono quelli, ecco, c'è Antonini che mi sentite? Vuole entrare? Facciamo entrare pure il nostro amico. Mi senti? Va bene. Piero, parla tu, vai, fa parlare a Piero, frattanto io cerco di vedere se il mio amico entra. Scatena un'altra bomba. Voi siete favorevoli al vaccino o no? Luca Stiamo Montagnino, ancora, siamo già non chiacchierando, non so. riesco ancora a entrare, farti entrare. Mo vediamo, cioè. Discorso troppo tecnico questo. Luca Montagnino e Tarro non sono tanto favorevoli al Sì, vaccino. va bene, mo vedo se ci riesco. Però Ok, senza vaccino come si fa? va bene. No, Avvocatessa, stiamo parli lei. parlando in quattro qua. Aspetta un attimo. Aspetta. Sì, io non so se...
Allora, io parlerò pochi minuti. Già sono tanti minuti. Non lo so. quello che io posso esprimere sono delle opinioni, dei dubbi che io posso avere sotto il profilo proprio organizzativo. Ora ci troviamo in questa emergenza pandemica, c'è un blocco di tutto il tessuto economico dell'Italia, quindi ci sono dei quesiti proprio pratici. Io non sono una scienziata, sono un avvocato, per cui mi evidenzio questi punti. Come il nostro governo organizzerà la ripresa, ma nel concreto? Come aiuterà le imprese? Hanno fatto dei grandi, insomma, le grandi dichiarazioni di importi abbastanza importanti, ma come saranno poi distribuiti sul tessuto imprenditoriale? Se come al solito verseranno tutti questi soldi alle banche, le banche poi dovranno fare tutte le pratiche che noi ben conosciamo per poter erogare gli importi, questi importi saranno ritenuti come dei finanziamenti, i finanziamenti avranno dei tempi tecnici lunghi perché dovranno le banche acquisire tutta una serie di documentazioni, quindi non è una situazione snella e veloce, sarà sotto questo profilo dei finanziamenti oppure dei contributi che il governo